La federazione ha sciolto riserva premiando la candidatura del team All American che Michael Andretti vuole gestire con il sostegno dei motori generali. Ma il risultato della negoziazione commerciale con F1 è tutt'altro che ovvio, salvo Sardina Salvus. L'obiettivo di debuttare con la propria squadra in Formula 1 è ancora più vicino alla famiglia Andretti. L'International Automobile Federation ha effettivamente comunicato ufficialmente la squadra guidata da Michael Andretti, manager ed ex pilota. Il figlio primogenito del leggendario Mario era campione del mondo F1 nel 1978 e poi eroe dei due mondi con molti successi negli Stati Uniti. Verifica tutti i requisiti normativi si applicano per essere l'undicesima squadra nel paddock del prossimo futuro. L'aria per settimane e questo ora trova una conferma ufficiale dal massimo corpo regolatorio nella Formula 1. Ma non implica automaticamente gli Andretti riusciranno davvero a partecipare alla competizione. Andretti in fase 3 dopo l'apertura chiamata per raccogliere nuove potenziali parti interessate a entrare nel circo. Solo 4 scuderie sono riuscite a continuare nella fase molto più complicata della valutazione dei requisiti da parte FIA. La fase 3 quindi rischia di superare gli Andretti. Supportati in questo progetto dal gigante americano dei motori generali automobilistici, che avrebbero partecipato al marchio Cadillac. La negoziazione con F1 nella terza ultima fase. Andretti GM dovranno infatti convincere le 10 squadre coinvolte, soprattutto riducono resistenza di Liberty Media, società che detiene i diritti commerciali Formula 1. L'OK di la FIA è in realtà necessaria ma non sufficiente per l'ingresso in effetti negli ultimi mesi. Più volte Stefano Domenicali, CEO della F1 Wanted by Liberty Media, ha ribadito il basso interesse economico nell'espansione del pubblico delle scuderie registrate nel campionato, senza nascondere una certa impazienza verso decisione FIA di chiamare l'annuncio